Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina. Quest'oggi vi proponiamo i pangoccioli. Sono quei famosi paninetti con le gocce di cioccolato. Sono davvero buoni e si contraddistinguono dagli altri dolcetti perché sono morbidi come una nuvola, leggeri e hanno questa crosta sottile e molto delicata al tatto. Quest'oggi vi proponiamo una ricetta che è mille volte meglio di quella del mulino bianco. All'attacco! Per prima cosa mettiamo 120 g di gocce di cioccolato fondente nel freezer per almeno 2 ore. Procediamo con il lievitino. Mettiamo in una ciotola 100 ml di acqua tiepida, 100 g di farina manitoba, 7 g di lievito fresco e 20 g di miele. Mescoliamo energicamente finché non diventerà una pasta. Copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lasciamo lievitare nel forno spento con la luce accesa fino al raddoppio. Poi prendiamo una boule capiente e ci setacciamo 400 g di farina manitoba, aggiungiamo 120 g di zucchero semolato, 2 uova piccole oppure un uovo grande, il lievitino, guardate com'è venuto bene! I semi di mezza bacca di vaniglia bourbon e la scorza di un bel limone. Infine aggiungiamo 120 ml di latte tiepido. Prendiamo il mixer con i ganci per il pane e iniziamo a lavorare l'impasto. Quando vediamo che le fruste faranno fatica a girare, aggiungiamo 70 g di burro morbido. Lo andiamo ad aggiungere in 3 fasi, continuando sempre a mescolare. Continuiamo a lavorare l'impasto per 10-12 minuti, ossia fin quando vedremo che sarà tutto liscio e si staccherà con facilità dai bordi della ciotola. A questo punto aggiungiamo le nostre gocce di cioccolato fredde dal freezer e mescoliamo a velocità bassa per qualche secondo, così da amalgamarle al nostro impasto. Dopodiché rovesciamo l'impasto sul piano da lavoro infarinato e lo lavoriamo un po'. Poi gli diamo una forma rotonda facendo della pirlatura. Prendiamo una boule ben oleata, ci trasferiamo il nostro impasto e lo giriamo. Poi copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ecco qua il nostro impasto ben lievitato. Adesso lo trasferiamo sul piano da lavoro infarinato, applichiamo qualche piega con le nostre mani, poi iniziamo a tagliare dei pezzi da 55 grammi. Iniziamo a dare la loro forma ai pangoccioli. Prendiamo un pezzo, con le mani stendiamo un rettangolo, lo arrotoliamo su se stesso. La parte sottostante la mettiamo sopra e lo arrotoliamo di nuovo. Poi formiamo una pallina, la pirliamo e diamo un pizzicotto se vediamo che l'impasto non si è attaccato bene. Ecco qua il nostro pangocciolo. Continuiamo così con tutti i restanti. Fatto ciò, li adagiamo sulla teglia con carta forno ben distanziati tra di loro, li copriamo con la pellicola e li mettiamo a lievitare fino al raddoppio. Per circa un'ora nel forno spento con la luce accesa ad una temperatura che vari dai 26 ai 28 gradi. Passata un'ora di lievitazione spalmiamo sui pangoccioli del latte, poi li mettiamo a cuocere nel forno preriscaldato a 175 gradi statico per 15 minuti. Se li cuociamo di più diventeranno duri. Ecco a voi i nostri pangoccioli appena sfornati. Li trasferiamo subito su una griglietta e li lasciamo raffreddare. Guardate che belli che sono i nostri pangoccioli! La crosta in superficie è delicata e sottile. La struttura del dolce è meravigliosa. Sono talmente morbidi che si rompono proprio in mano. Ok amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo queste meraviglie di pangoccioli.
Sono leggerissimi, morbidi, non vedo l'ora di addentarli. Che posso dirvi, ragazzi? Sono meravigliosi, leggeri, morbidi, l'impasto è lievitato bene e molto digeribile. Hanno proprio la consistenza di quelli veri, ma sono mille volte meglio di quelli del Mulino Bianco. Sono pazzeschi, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.